E siamo tornati anche su Grand Theft Pokémon. Non mi mancava per niente. E sì, questa puntata la faccio da solo perché doveva uscire 20 anni fa questa roba. Dovevamo in realtà registrarla tanto tempo fa. Però per una cosa o per un'altra ho cominciato l'università, poi ho iniziato la scuola. Dobbiamo ancora deciderci bene con gli orari, i nostri tempi. Poi quando c'era lui io non avevo voglia di registrare. Poi quando avevo voglia di registrare lui era fuori, come adesso in realtà. E quindi faccio una puntata da solo almeno. Vediamo di finirla questa roba. In descrizione avete già il sondaggio per la prossima hack da fare, visto che probabilmente abbiamo quasi finito con questa qua. Quindi in questo episodio sarò da solo, come vi ho detto. Paco sarà presente dal prossimo. Mi ucciderà, ma dovevo farlo uscire prima o poi questa roba. Cominciamo. E già che ci sono, due cose prima di continuare. Sì, ho una camicia perché dopo devo uscire, quindi anche qua sono molto. E soprattutto, come potete vedere, spero, ho cambiato telecamera per. Telecamera, oddio. Sto usando una webcam, però è un po' più in HD, un po' meglio. Quindi forse non dovrei nemmeno laggare quando mi muovo tipo così. Ok, basta fare l'idiota. E questa qui è anche la nostra. Mia squadra. Cazzo dico la nostra. Abbiamo Pelati al 33, Maccheroni sempre al 30, Meganium, ho fatto evolvere Bayleaf. Lapras al 30, Porygon al 30, ci ho impiegato i secoli per allenarlo e Geodude che è rimasto lì perché mi serviva per forza, per Ancient Slave. Quindi io direi andiamo ad aprire il culo alla polizia. Motherfucker! Allora, mo chi cazzo si ricorda? Devo andare di qua? Ah sì, qua c'è rosso. Dovrei trovare un'apriporta. Qua non c'è niente. Salve. Non provare a toccare qualcosa intesi. Vuoi aprire la cella di rosso? Voilà. Grazie per tutto, Fusilli. Per fortuna la polizia non si è accorta di nulla per ora. Vai a Mentania, io ti aspetterò lì per spiegarti i nostri piani. E adesso, se non ti dispiace, devo fare una bella corsa. Ok, mamma. Abbiamo un evaso. E non fanno niente. Qui lavorano i poliziotti migliori, non ci sfuggirai. Vabbè, adesso non esageriamo. Cioè, loro erano in codice rosso ed erano tutti quanti fermi. Best polizia ever. Allora, Rosso ha detto che dobbiamo andare a Mentania. Quella! Sono a pezzi, ho corso più dell'altra volta. Comunque la situazione è questa. Non possiamo proseguire a piedi perché un violento temporale sta bloccando la zona centrale di Hoenn. Possiamo arrivare direttamente a Verdazzupoli con la metropolitana di Cuor di Lava. No, ma ci serve un biglietto. Meglio non fidarsi della biglietteria. La polizia ha messo una taglia su di noi. Porca troia, cos'è una polizia o Far West? E adesso che devo fare? Ah, adesso va avanti. Però porca puttana, smettila di farmi fare avanti e indietro. Eccolo. Mi dispiace, ma senza biglietto non puoi entrare. La metropolitana è velocissima. Ah, ok, devo tornare a Mentania per falsificarmi i documenti. Ah! Questo gioco mi sta uccidendo. Psicologicamente e fisicamente. Però almeno, a differenza di B-Sharp, sa mettere bene i massi. Quindi, big up proprio. Cosa c'è? Vuoi documenti falsi? Ti costerà molto caro, te lo dico subito, ma saranno fedeli agli originali. Cosa mi dite della metropolitana? Ah, seriamente, ecco un paio che non mi servono, te li regalo. Grazie, giusto. Grazie per il biglietto. Anche possiamo riassumere questo episodio come io che vado avanti e indietro per sta cazzo di regione, perché il creatore è molto simpatico. Sono tornato. Ma che cazzo dici che c'ho il biglietto? Scusa, eh. Biglietto, ius. Ho capito che mi dispiace, ma senza biglietto non puoi entrare. Manovrando con gli script ho scoperto che il creatore è un deficiente. Praticamente ha assegnato una flag al biglietto, oltre che a darmi l'oggetto. La flag si deve attivare esattamente quando il biglietto mi viene dato. E questa flag dovrebbe sbloccare l'evento successivo a questo. Quindi questa tizia dovrebbe chiedermi: vuoi partire? Ma siccome non ho capito come. Ha sbagliato probabilmente con i numeri delle flag. Adesso mi tocca farlo partire manualmente. Ok, dovrei aver fatto. Con le buone maniere si ottiene sempre tutto. Parliamo con un po' di gente in questa cosa molto bella chiamata metropolitana. No. Fusilli, credo che tu avessi sbagliato treno. No, no, è il creatore che sbaglia gli script. Appena arrivati a Verdazzupoli saremo a un passo per diventare ricchi. È la M1! Si è suicidato qualcuno! Sembra che il treno abbia colpito qualcosa, andiamo a vedere. Questi Kyogre, oh, sempre loro. E poi che cazzo di colori c'ha? Il treno ha colpito questo Pokémon leggendario, se qualcuno lo affronta non potrei. Calla. Beh, Kyogre al 20.
sarà impossibile da battere. Cioè, affrontiamo leggendari completamente random. Sì, l'ho fatto fuori perché tanto Kyogre mi sta pure sui coglioni. Che viaggio. Comunque io parto subito per la Lega Pokémon. Io sarò lì ad aspettarti. Insieme venderemo tutto il Super 4. La polizia locale non è stata avvertita su di noi a causa del temporale. Che fortuna. Ci vediamo. Il mare è molto vasto. Cazzo, non lo sapevo. Salve allenatore, qui al centro spaziale stiamo cercando un volontario per la nostra spedizione. Sei interessato? Ok. Ah beh, si prendo il primo scemo che passa. Il razzo partirà tra poco. Devi solo fare alcune ricerche lì e poi torneremo sulla Terra. Quando arrivi ti darò un premio. Stiamo partendo per davvero. Siamo arrivati sulla Luna, che sarebbero le cascate meteora. Dobbiamo fare alcune ricerche, ma di che tipo? Noi le facciamo. Ma poi siamo sulla Luna senza tute né niente. Per affrontare Groudon e Kyogre, per esempio, dobbiamo metterci delle tute super spaziali. Cosa cazzo ha di sbagliato la navicella, ora che ci penso? E qui andiamo proprio manco fossimo Freezer. Avverto una misteriosa presenza qui intorno. Sarà mica Deoxys? Salve signore, ha qualche problema alla cute? Vediamo un po' quanto ci impiegherò a farlo fuori. Vabbè, solo al 20. Bene, possiamo tornare sulla Terra. Continuano ad accadere cose strane e io ho paura di quello che mi aspetterà sempre di più. E a sto punto andrò in palestra. Facciamo fuori Telepath. Sì, lo so che siete gemelle, morite. A parte che sono un maschio e una femmina, mi sembra. Credo. Cioè, in realtà non lo so perché a me Dion frega niente, però credo che sia così. Mega fail incoming. Grazie per la medaglia. No, aspetta, mi ha dato due medaglie. Sai che non mi ricordo? Vabbè. So che l'abbiamo vinta. Tutto sto casino per un cazzo. Veramente ci ho impiegato 2 minuti per trovare la strada. Neanche, in realtà. Perché sono andato a caso. Credo che a questo punto, se abbiamo la settima e l'ottava medaglia, credo che potremmo andare alla Lega Pokémon. Quindi andiamo. Però wait, io non ho cascata né sub. Magari dobbiamo tornare indietro da qua. Evidentemente no. E lì c'è qualcuno che sta scappando. Aiuto! Vabbè, la vita. Magari veramente non servono i... Magari non servono le MN? No, serve decisamente cascata. Porca troia, un geometra è passato di qua. Io non so dove andare adesso. Non ho voglia di usare i trucchi perché non sarebbe sportivo. E quindi facciamo che quel bastardo di Paco che ha già giocato e finito l'hack me lo dirà. E basta, perché lui è in chiamata solamente per vedere me che sclero. E questa volta... In culo! Vabbè, ci vediamo, eh. Ricordatevi di votare e non fate vincere Avventura Fento, vi prego. Potrei soffrire male, tanto. Anche se tanto so già che vincerà, quindi che cazzo lo dico a fare?